un nuovo video. E soprattutto iscrivetevi al canale. Iscrivetevi a questo fantastico canale dove succedono tantissime cose. E noi ci siamo inventati una cosa. Non ce la siamo inventata in realtà. Ho visto un video su YouTube l'altro giorno, però mi piaceva e lo volevo rifare con Luca. E quindi oggi, indovinate che cosa faremo? Tu lo sai? Sì. Che cosa faremo? Faremo la spesa bendati. Faremo la spesa bendati. Allora, in realtà io l'ho già fatto, però tipo tanti anni fa, tipo 3 anni fa, non lo so, avevo fatto la spesa bendata però da sola. E questa volta invece tu parteciperai a questa fantabolante cosa. Dai. E abbiamo anche la benda. Sì. Ti è. Carino, eh? La benda con l'orsetto. Ce ne avevo altre, ma non le trovo. Ma dove stanno le bende? Non lo so. Perché non ne ho più? C'è solo questa, che è pure piccola. Ce n'erano tante poi. Ce n'erano tante. Allora, dove andremo a fare questa spesa? Allora, de base. Nessuno porta la spesa a casa, o comunque non in tempi ragionevoli. Quindi ora faremo la spesa e poi la andiamo a comprare e facciamo lo svuota la spesa, ma no, per... Ovviamente la compriamo qua, la andiamo a prendere se mai. Compriamola qui, prendiamola no, là. No, qui le possiamo solo selezionare, ma poi le dobbiamo andare a prendere noi. Quindi pago là. È per forza. Non che funziona. Spesa è quindi? Sì, ma adesso io scelgo 5 cose bendata. Tu scegli 5 cose bendato. E questa cosa la sapevo. Ok. Poi io vado a prendere le cose che hai scelto tu e che quindi io già so. Tu vai a prendere le cose che ho scelto io e che io già so. Perché? Perché così non le vediamo al supermercato e quando le spacchettiamo rimane la sorpresa. Ma allora sì, ma se il video lo scegliamo davanti a una persona come ma fai? Se io sono bendata non vedo quello che scelgo. Per questo che tu lo vedi invece, quindi tu lo prendi. E come faccio a saperlo però? Ti do lo screenshot. Ma tu me lo dai? E non lo guardo! Sì, me lo dà lo schermo. Vabbè, sarà una truffa, raga. Non è vero! Ti spiego come si fa, ma che ci vuole? Scusami! Vabbè. Prendi i 5 oggetti, te li salvi e li vai a prendere. Sì, ma scusami, ma se già siamo bendati, no? Sì. Sarà una sorpresa anche dopo come sbendo. Basta, è finita, tanto quello prendo. Cioè, quella è la sorpresa. La sorpresa già c'è. Vabbè, non c'è bisogno che sbusto la sorpresa. La sorpresa già ce ho l'ho. Capito, ma se levo la benda qui. Cioè, sì, però così famo idea roba che abbiamo preso. Così si va una volta all'Eurospin. Ci va una volta sola, ma ci andiamo in due e facciamo 2 spese separate. Forse questo passaggio lo dovevamo preparare prima, però vabbè vi rendiamo partecipi. Vabbè, vi rendiamo partecipi della cosa. Sì, della costruzione. Io l'ho visto fare così, va bene, con la differenza che però loro facevano l'ordine della spesa e gliela portavano a casa. Noi questa opzione non ce l'abbiamo perché l'Eurospin da noi a casa non consegna, che dobbiamo fare? Ci andiamo di persona. Io compro le 5 cose che hai scelto te e compri le 5 cose che ho scelto io. Così poi quando arriviamo a casa io ancora non so che cosa sono le 5 cose e le pesco dalla busta. Cioè, guarda che funziona. Ma abbiamo aggiunto un plus. Comunque volevo ringraziare la signora Maria, era? Ma smettila con sta signora Maria, sì, signora Maria. Signora Maria, vorrei ringraziarla tanto, grazie mille signora Maria che sostiene il mio gruppo, il gruppo dei Luchi che non parlano, volevo ringraziarla e brave, avete ragione voi, lei non mi fa parlare, quindi signora Maria hai ragione, signora o signorina, non lo so, hai ragione, brava, applauso a signora Maria. Brava Mari, addosso Mari, brava, andiamo avanti, vai. Nessun Luca viene maltrattato per fare i video. Allora, anche se no Luca scappava. Allora, abbiamo qui fatto 10 bigliettini, sì. Che così c'è una cosa in più, capito? 10 bigliettini che servono per scegliere la categoria. Sì. Io lo pesco bendata. Quindi non so qual è la categoria che sto scegliendo, capito? Però è un mistero in più. Però le tue categorie che scegli poi dopo non possono essere più scelte da me. Eh no, certo, sono 10. Invece dovremmo rimettere sempre dentro le categorie. Ma così c'è il rischio che prendiamo la stessa cosa. È quella la bellezza. Eh no, che allora non è una pesca. Allora non sto pescando realmente. Ma che vuol dire? E se tu peschi, ma se tu peschi prima di me hai una scelta più vasta di me. Pesca prima te, ma no, ma è così, ho una scelta più vasta io, non vale. Ma è uguale, sono 10 cose, tanto io non lo so quali sono. Sì, ma bisognerebbe pescare tutti.
nella stessa sì, pesca. Sì, ma se noi peschiamo tutti nella tu stessa sicuramente, pesca, se io pesco la pasta, tu non pescherai, ma la pasta sicuramente. Ma me la pescherai te. E me la buffonata. Ma non è una buffonata, è la spesa a bendati. Vabbè, vai, dai. Fidate, fidate. Siamo con le regole sue. Io so donna, io ho ragione. Sarà. Sì, è così. L'uguaglianza. Vai. Allora, sì. L'uguaglianza è che io ho ragione e tu no. Allora, mettiti sì. La benda. Brava, signora Maria, hai visto? Hai ragione tu. Signora Maria, allora. Sfido, se lei ha un marito è normale che ha sempre ragione lei. Certo, a suo marito, certo, cioè. Il marito ci vedi? Respira e ci basta. Vedi? No. No, mi viene da vomitare però, okay. Se continuiamo vabbè. Così. Allora, pesca, io non ti dico qual è la cosa che hai pescato. Che è sta mano monca? Ok, aspetta, non devi leggere, sei bendato. Allora ci vedi. Ma che vedo, Bruce? Poi ti metto sta benda per fare se vedi. Anzi, allora, mi fanno gli occhi, me li schiaccia. Allora, questa è la categoria. Ok? Perfetto. Adesso io la trovo qui. E lui... Questa la volevo io. Allora, ti metto qua. Quindi ce la volevi adesso... tu, so snack e patatine. Vai. No. Sicuro. Allora, tu adesso fai così e fai su e giù. Con due dita però, se no non scorri. Ok. Su e giù, se vai giù, con due dita! Questo due. Sta andando? Eh sì, ma stai fermo nello stesso punto. Non schiacciare! Ho schiacciato? Ma non devi schiacciare, devi andare giù o su con due dita. Funziona? Sì, ma così sei fermo nello stesso punto. Lo sai come funziona un Mac? Sì, che devo fare così. No? Sì. Mo sto scendendo. Stai scendendo molto piano, sempre nello stesso punto, senza schiacciare. Ok. Ok, quindi aggiungo. Ha scelto? Eh? Ho scelto qualcosa? Sì, hai scelto. Si è scelto? Sì. Ok. Aspetta che devo mettere si un posto a caso nel mondo per poi... Ah. Si muoveva. Poi, vai, pesca un altro bigliettino. Ma è difficile questo video. Ok. Ma intanto non lo vedi, dallo a me. Allora. No, come divertente. Adesso un'altra categoria. Sei pronto? Sì. Allora, la categoria è... Aspetta! Devo prendere la categoria. È molto difficile. Ok, diti, vai coi diti. Sì, sì. Ah, se non... Ok, puoi scendere, poi puoi spostarti un po' a destra e un po' a sinistra. No, non con un dito a destra e a sinistra, con due dita su e giù. Ma dove sono? Beh, puoi scorrere. Dove così. Sono? Che vuol dire dove sei? Seduto sul divano? No, sono giù su. E stai si muove la freccia, si muove, si muove. Ok, ma vabbè. Bizzarra? Sì, molto. Ho capito, non ci vedo. Ma l'ho aggiunto. Aggiungi? Ok, l'ho aggiunto. Poi, vai, pesca. No, no. Dai. Devi darlo a me il biglietto, tu non puoi leggerlo da solo. Intanto non lo vedo se apro, La categoria è questa. Allora, dove sarà? Qua? Sì. Perfetto, vai. Scorri su e giù. Se fermo nello stesso. E poi a destra e a sinistra con un dito solo. Perfetto. Che schifo. Non mi piace. È una cosa orribile. È questa. Mamma Saura. È la cosa bella che tu la mia spesa devi mangiarla. Scegli uno o due. Perché sono due gusti. Scegli uno Scelgo o due. Scelgo il gusto numero uno. Mamma mia! Forse era meglio il 2? Sicuramente! Dai! Ormai ho detto uno, dai!
dammi il foglietto. Ah, questo ti piace. Ok, quindi andiamo qua. Andiamo qua. Dov'era? Questo. Ok, dita. Ok, vai. Praticamente non ti muovi. Non mi sono mosso adesso. Non ti muovi proprio, cioè lì te metto e lì siccome resti. Prima mi sono mosso troppo, ho scelto di non muovermi tanto adesso perché ho pensato che faceva schifo pure quello che prendevo. Va bene, dai. Devi pescare. Che stai a fare? Ma quante volte pesco? 5! E questa che è? La quinta! Ancora che cerchi di leggerlo te sto foglietto? Vedi che secondo me tu hai barato. Ora te faccio vedere se baro. No! Ora te faccio vedere se vedi. Io, hai pescato tutti quelli che volevo io! Te volevo ricordare che sempre in casa nostra va, eh? Beh, vabbè, però lo volevo pescare io! Ah, vai! Che è? Muoviti un po', santo cielo! Ma non sei capace di usare il computer! Ma lo vedo! Ma non devi vedere! Touch! A parte sta buffonata che ha fatto l'Apple, guarda. Stai fermo, immobile in un posto. Fermati, fermati! Lascia! Vado? No! Clicco. Dai! Ah, eri là, ok. Che cos'è sta buffonata che ha fatto l'Apple? Funziona così il computer, funziona benissimo! Sì, ma deve essere più easy. Ma sei tu che sei capace? Doppia mano. Ok, adesso viene la parte complessa, perché rimangono 5 biglietti, ti puoi sbendare? Ah no, non ti puoi sbendare, aspetta, devo fare la foto, a queste 5 cose. E adesso rimane la parte complessa, e qual è la parte complessa? Dammi. Perché io volevo mantenere dentro tutti gli stessi... Ah no, aspetta, allora, questo è quello che ha preso Luca, aspettate, questo è quello che ha preso Luca, adesso... Volevo spiegargli il perché... E volevo rimettere tutti i bigliettini dentro, perché adesso io, che giocherò anch'io questo gioco con lei bendata, io saprò sicuramente quale categoria ho scelto io, perché facendogli sono rimaste altre 5, quindi se non escono fuori quelle 5, io sicuramente so, che ne so, se non ci escono fuori le patatine, l'avrò presa sicuramente io. Però cercavo di spiegarglielo, ma lei ha sempre ragione. Ma non hai sempre ragione. Non hai sempre ragione te, hai detto. È che tu ti attappi le orecchie e vuoi avere sempre ragione e non ascolti altre persone che possono essere... Va bene, allora, questo l'ho salvato. Oh, chiudiamo, vediamo questa cosa, così io non vedo quello che lui... Brava. Poi. Ok, perfetto. Vabbè. Comunque sei antipatico. No, sono antipatico perché sono intelligente? No. Ah, perché sono stato più intelligente di te, sono antipatico? Ma puoi toglierla la benda, vuoi continuare? Oh. Oddio. Adesso cieco. Guarda, ma prova a metterla. Sono gelato. Vedo che mi stai dando ragione. Questo video dura 74 ore. Così lei può, così lei non così sa. Avremo 200 delle stesse cose in casa. Però sicuramente non sappiamo che cosa abbiamo preso. Ascoltami. Prova a metterla un attimo. Sì, dimmi ma se ascoltami vedi. Un secondo. Devi fare, prima di cominciare, devi fare registra. Se no, loro non vedono niente. Vabbè, fammelo subito. Ok. E mo adesso che faccio? Adesso pesco e io scegli vado qua. La categoria. E poi ti faccio fare. E poi mi metti in mezzo e... Quanto so carina. Vedi? Si vede? No. C'ho gli occhi chiusi, come faccio a vedere? Più giù. Ma c'ho gli occhi chiusi! Fa male? Bene, infatti. Ah! Vai, pesca. Dove? Pesca, pesca. Dai. Come quanto si diverte con me. Quanto si diverte. Ma ora a parte mi deve trovare la categoria. Porca puttana. Dai. Guardate la bellezza di questo biglietto che non si vede niente. Dai! Vabbè! Vai. Allora, andiamo a trovare... però ci sono...
Ci sono più categorie all'interno di questa categoria. Come faccio? Che vuol dire? Mettendo questa categoria, mi sono aperte altre categorie. Vabbè, nella prima Sempre di pagina. non hai capito? Sempre di te lo devo dire? No! Perché io ci sono riuscita e te non ci Perché forse riesci? non hai pescato questa cosa. Ma dai, che le abbiamo fatte insieme prima, le categorie. Ascolta, Vabbè, fai a gusto tuo, dai. a gusto mio? Vai. Mamma mia, c'ora. Qua, è qua. Troppo giù. Ok, e io adesso questa che faccio? Ghiaccio aggiungi. Aggiungi. Guarda che cazzo è aggiunta. Cos'è? E mi Mi si apre due piace? volte, mi si apre anche un. Fai aggiungi. Ok, torniamo indietro. L'hai Credo aggiunto? di sì, tanto me la ricordo. Vai indietro. Vabbè, Non meglio, avevo svuotato il carrello! Ma poi così dopo vedo quello che hai preso tu. Quello che ho preso no? io. Ah, certo, allora già adesso lo vedi. Faccio interrompi schermo prima di guardare tutto il carrello. Ok, tu non aprire tutto il carrello, siamo a Allora, posto. ragazzi, questo biglietto inviamolo. Aspetta. Al primo, vai. Basta che io non guardo il carrello? Sì. Però lo guardi tu. No, non lo guarda nessuno perché dopo guardo solo il video della registrazione dello schermo. Ah, ok. Allora, ragazzi. Ah, bello questo. Madonna, davvero è fastidiosissima sta cosa. Mi sta con la mascara. Vediamo. Ah, è fastidioso? Eh no, ma mi sta con la mascara perché quando me la levo sembra un panda. Questa non c'è la voce come l'abbiamo Oh sognata noi. Gesù, te pareva? Credo sia questa. Certo, Andrai nella macro categoria e poi dentro troverai la categoria. hai ragione tu. Certo, come sempre, Quindi sarà qui e poi sarà esattamente per dindirindina. qui. Era questa la parte difficile, Luca che riesce a trovare qualcosa su un computer. Però questa non è come abbiamo scritto noi. Forse devo andare qui, vediamo, scusami, eh. Certo, molto difficile con me che devo fare questa Ma cosa, infatti è come vediamo. quando cerca i prezzi su Sì, Google. raga, scusate, eh. Non Ah, ho. Ma che sei, Matilde? Allora, diciamo che però non sarà proprio. Scelgo questa pagina. Perché questa è quella che abbiamo segnato, e però non è proprio tutta qui. E vabbè, dai, scegli. Ghiaccio? Boh. No, però non stai Sto dove. cliccando qualcosa? No, sei fuori da qualcosa. Ora sono dentro? Ora sei dentro. Aggiungi. Secondo me questo video era più divertente nella mia testa. Allora, la cosa più bella è che incredibile, sembra quasi che ci sta guardando perché sceglie tutti i prodotti più bassi di un euro, incredibile. Veramente riesce a risparmiare pure quando non si E risparmia. No, andiamo, low budget. vabbè, è pazzesco, incredibile. Secondo me ci sta succedendo. Vai. Come faccio a vedere? Ora mi Come vedete? accorgerete del mio mascara colato perché mi sento gli occhi umidici. Oh, ma ti sta schiacciando. No, mi sento Schiaccia pure gli gli occhi occhi. Dico, bagnati, schiaccia nonostante gli sono occhi. chiusi. Voglio scrivere una canzone e chiamarla Schiaccia gli Mi occhi. si E sta schiacciando anche il la naso. dedico alla mascherina. È una cosa lunga. Bello questo, chissà questo dove sarà, credo sia qui. Qui. Ci saranno dei tagli inevitabilmente in questo Qui. video, sai i pezzi che Luca ci mette per trovare cose. Qui. Sì. Comunque, se ve lo state chiedendo, la maglietta che porto, che è bellissima, l'ho presa da The Zenith, però tanti anni fa, quindi non so se la trovate ancora, non credo. Forse la trovate su Vinted di qualcuno che se la vende. È Ok, bellissima. questo qua. Sì? Credo. Ma perché ci aggiunge sempre credo? Cioè, è molto semplice, abbiamo scritto 10 categorie di cose facili, cioè tipo bevande, Sì, ma dopo Bruce, tipo questa categoria qua. pizza e cose pronte, e
E poi vai, vai, scritto. Pescare. E allora, e non valgono che lamentele. Che video è senza lamentele? No, valgono solo verso di te per me. Ah. Tu, mutismo, qua pesco, e si lavora. Qua vai. Schiaccio. Dove sei con la freccia? Vedi? No, lì non peschi nulla. Qui? Lì peschi. Vado? Perché no? No, è proprio... è aggiunto da sola. Va bene, è uguale. Eh no, perché mi si è aperta una cosa che non ho mai visto. Meno. Vuoi rimuovere il prodotto dal carrello? Sì, questo no. Sì, sì. E clicco qui per fare quella cosa, quel giochetto lì. Bravo. Cambia, l'avevo già aggiunto. Ok. Vai alla cassa. No! No, non sto andando alla cassa, la sto leggendo. Un pè, un due pè. Via, non lo so se l'abbiamo preso, andiamo a fare le altre due prodotti. Se c'è scritto 8 è giusto. Ah, sul carrello? Sul carrello c'è scritto 6. Ma come 6? Quindi vuol dire che mancano due prodotti, aspetta, tanto io me li ricordo tutti. Basta andare qui. Allora ragazzi, nel frattempo Bubi vi racconta due storie. Ma che ve racconto? Cioè, voi capite perché non si possono fare le cose con questo? Perché non ci riesce. Sì, cioè, sì. È qualcosa veramente di basilare. Guarda, eccola. Quanto è strano parlare con gli occhi chiusi. Dov'è? Dov'è quella che avevi scelto prima? Mannaggina. È strano parlare con gli occhi chiusi. Perché? Non lo so, mi sento... Ah, perché era qui, ecco, è vero. Non mi sento a mio agio. Eccolo qui, perfetto. Guarda, ti... Questo video dura 45 Guarda, minuti. Guarda, ti clicco proprio quello che volevo cliccarti. Sì, ma basta che schiacci più. Ah, se... 7 adesso, e quindi andiamo ad aggiungere l'ultimo prodotto, credo, quello, spero, il primissimo, che a quel punto non ho fatto caso se era il primissimo o era, vabbè, tanto me li ricordo, sono 5 prodotti, non è che ho l'Alzheimer. Vabbè, tanto lo schermo è registrato, quindi puoi guardartelo dopo. Ah, brava Bubina, così vedi anche se non sto barando. Aggiungi 8 al braccio. Ok, andiamo a pescare le altre due. Ma come hai fatto a farti male? Scusa, siamo davanti al computer, sul tavolino del salotto, sul divano. La spalla che mi sono operato. Vai. Andare da Marco a farsi un po' di fisioterapia, no? È bello, da Marco, primo market. Vai. No, da Marco. Da Marco, il nostro amico. Chiunchio. Oh! Comunque è incredibile, siamo riusciti a scrivere i... E questi biglietti che non c'è scritto qui in nessun modo. Quando tu clicchi, poi ci sta la sottocategoria. Sì, ma non so se ma qui dentro ci potrai c'è. Arrivare, no? Sì, ci posso arrivare. Infatti ci sono arrivato, hai visto? È strano. Vai. Sempre, sempre gentile, Bubi, come avete sentito, eh? Ma smetti di lamentarti. Qua pesco. Sì. Che ridi? Che cos'è? Vabbè, clicca, clicca. No, non lo voglio. Devi cliccare ormai, sei lì. Che poi guarda che ti posso dire. È sempre sotto un euro. È andato bene. È sempre le cose per... Ah! Economiche. È necessario... Addirittura abbiamo cliccato su qualcosa dove ci chiede è necessario selezionare il gusto. È come prima. Quanti gusti sono? Uno o due? Due, prima uno faceva schifo, magari la stessa cosa di prima. Due. Ok. Sarà la stessa cosa di prima, guarda, mi ho pescato la stessa cosa. Ma sarebbe il colmo. Il colmo. L'ultimo, no? Questo video dura, siamo 25 minuti. Capito, mi sembra... ancora non avevamo fatto la spesa. Chi è? Queste sono le tue idee? Oh, interessante Smithers. E quindi dove andiamo secondo te? Se non in questa splendida categoria, credo. Io non so, l'avrete già chiuso questo video. E andare in questa. Vi capisco. E gettiamoci su questa splendida pagina. Se a questo punto non avete chiuso il video, vi voglio proprio bene. Ma perché devo chiudere? Stanno divertendo, stanno ridendo sul divano. State uccidendo. Vai.
Vado? Posso schiacciare? Oh. Sì. Ma dimmelo. Ragazzi, beh, mi piace? Siamo ufficialmente. Ma per assurdo potrebbe piacerti, no? Ma non lo so. Allora, ragazzi, per assurdo siamo arrivati a 10 ingredienti all'interno del nostro carrello. È tutto pronto per fare la spesa. Allora, aspetta. Sì, faccio io. No, devi andare qua sopra. Sì, che c'è? Sali con la freccia qua. Sì, ecco, già sono salito. C'è un pallino tipo rec. C'è un pallino tipo rec. Schiaccia. Ah, fa vedere, levati. Credo sia questo, vado? Spero. Vabbè, vai, ti copro il prodotto, vai. Sì, è questo. Ok. Via, via, ricopriti, questo li vedi se no. Vado chiudi indietro, vado computer. Indietro. Vai, levati. Ma chiudi il computer. Ah, girati per adesso. Ah. Vai. Ci vedi? Non tanto. No, mi hai preso in giro prima. Capirai. Ok. Bene. Oh. Adesso andiamo a fare la spesa. Ma subito? Dopo. Vabbè, quando te pare. Ah, tra un po'. Vabbè, possiamo anche andare adesso. Dai. Andiamo a fare la spesa e torniamo con i 5 prodotti che ho comprato io e 5 prodotti che ha comprato lui. Guarda, non vedo niente. Siamo tornati con le nostre buste. Musta la busta. Sì. No, la mia si vede se la tiro su. Vabbè, vabbè, una busta simile senza... Dai, tira su sta busta, non guardo. Ecco le buste. Grazie, Posso... Elena. No, Elena ha mandato lo zaino. È Lidia che ci ha mandato le buste. Grazie, Lidia. Guarda, allora, funzionano. Sono bellissime. Allora, queste sono le 5 cose che hai comprato tu. Tieni. Ah, tra l'altro, se volete vedere la parte in cui le prendiamo nel supermercato, guardate il Wikivlog di domenica per vedere Luca che bara. Hai comprato questo. Mamma mia, ma come ho fatto? Voglio vedere. Il becchime. Questi sanno dei... De... Le becchime. Sì, questi rimarranno chiusi per sempre. Credo. No, guarda, ogni volta li compro perché voglio farci delle ricette. E poi puntualmente non le faccio e li do a Caterina che invece li mangia. Cannusi, è chiuso. Ok. E io uno tu. Ah, però chiudi gli occhi e pesca. Ancora! Aspetta, ce l'ho chiusa io. Vai, pesca. Sì, tocca tutto. Biscotti. Sì. Ma nel latte. Quelli che mi piacciono. Hai pescato proprio questi. E infatti quando tu mi hai chiesto tipo mi piacciono. Mi piacciono questi. Non devo mangiarli perché ovviamente non devo. Però mi piacciono. Fondenti. Sono buoni questi. Sono buoni. Vabbè, una cosa per tua suocera e una cosa per me. Mamma mia, ragazzi. E tu questo hai pescato. Però la cosa assurda . È che tu paradossalmente lo scoprite dopo. E va bene, già ragazzi, lo sanno cosa abbiamo pescato. Il salmone. No, no, per dire, io non... questa l'ho fatta io. Sì. Ti ho fatto una spesa per te. Grazie! Yuhu! E no, perché quello l'hai scelto te. Questo l'ho scelto io. Per te. Sì. Questo l'ho scelto io. Per te. No, per te. Questo l'ho scelto io. Per te. No, per io te. Non, tanto alla fine non li mangerò. Ma ancora. Vai, chiudi gli occhi. Avrò pescato del capocollo, quanto me. E per assurdo hai pescato proprio questa. È per te. No. Per... Una bibita. Sì, però... È il chinotto. No. È ginger. No. E allora non è per me. Eh sì, vabbè, ti piace di solito. Ti ho conosciuto che ti piaceva questa e non la Coca-Cola. Ah, sì, ma a me piace la Fanta. Però questa. Mi ricordavo che, insomma... Vabbè. Ha pescato... Lei ha cliccato una quanto bottiglia... Quanto meno costa poco. ...di aranciata. Infatti sarebbe bello vedere gli scontrini. E dopo lo vediamo. Vai. Peccato che tu avrai perso il tuo. Mamma mia. Vabbè, questo ti piace, però. No, sì, però poteva andare meglio. Ma tu lo scorrevi. Cosa che stasera gli tocca? Che? La bella matriciana. Giusto, il guanciale l'hai preso l'altra volta. E tocca a te. Sì.
Sì, ma di due considerazioni, niente. Che devo considerare? Ho preso l'aranciata e i biscotti. È freddo. Quattro formaggi? Non credo. Per questo io ti ho detto sì. Proprio lei è pescato. Pizza al salame. No, a me non mi piace. Allora sì. Ed è per questo che quando lei ha cliccato io ho messo subito nel carrello e ho aggiunto senza pensarci un attimo. Non mi piace. Bene, pizza questa, che potrebbe essere anche un'altra cosa per stasera. Vabbè, questi un po' ti piacciono. Sì, però che spesa di merda. E tu l'hai fatta, che vuoi da me? Però la mia è più bella, vuol dire che io ho smistato. Te invece giravi là, pam, veramente pam, pam. Tu sei rimasto sempre sulla stessa riga, non riuscivi a scendere. Cioè, quindi è tutto dalla prima riga. È più strana. No, ma questi già l'avevamo mangiato, se non mi sbaglio. Non l'avete neanche visti, perché non ve l'ha fatti vedere. Ma hai detto che già l'hanno visti prima? Vabbè, ho capito, però magari uno ha skippato la parte che pescavamo e vuole vedere solo quello che abbiamo pescato. Raga, perché tanto c'è da tanto male che facciamo il video. Ma che è? Ma poi un chilo? Questa era. Credo sia questa. Allora, questa è... E ora andiamo un attimo a sfatare questo dubbio. Tu ce l'hai scritto pasta fresca. E non c'era la voce pasta fresca, c'era la voce pasta, Allora sopra sono andato... c'era pasta fresca. Ah, non l'abbiamo visto. Ma allora se non sei capace a fare no, cose... però io l'ho risolta facendo cosa? Che per risolta metà. Ho trovato una pagina che era il numero 3 dove c'era sia la pasta fresca che questa e tu hai scelto questa. Tortiglioni. Che anche questi per stasera, insomma. Corzugo, il guanciale c'ha anche. La pizza. La pizza, tutto stasera se mangia questo. Dai, l'ultima cosa. Questo fa schifissimo secondo me. Sono due cose. No. Oh, il portafoglio mio. Portafoglio. Questo fa schifissimo secondo me. Oh, pazzesco però. Concludiamo tutti e due con quasi la stessa cosa. Ti prego, non mi dire che lo schirra la vaniglia. Ah, hai visto? Ma usa l'altro braccio. Sì, ma c'è qualcosa che non va, oh. Te l'ho detto, vai da Marco. Vabbè, Luca ha pescato lo skir al caffè. E la Bubi? Lo skir alla vaniglia. Al lampone. Era il numero 2. Alla vaniglia. No, il numero 1 era mirtilli. E mo mi tocca pure... Cioè, la cosa bella è che mi tocca pure magnammeli, perché è peccato. Ah, allora, ragazzi, che dire di questa spesa? La rifarei? No. No. Allora, io sono molto contenta del salmone. Sì. Meno contenta di tutto il resto. Allora, io sono molto contento della pizza, sono molto contento dei tortiglioni, dei pomodorini datterini, sono molto contento dei gocciole. Allora, la mia spesa, devo essere sincero, fatta da Bubi, sembra quasi una spesa mirata, fatta da cioè proprio che la volevi fare per perché me. Perché la pizza al salame? Bubi, io volevo... Allora, va bene! Allora, quando ero lì te la volevo prendere quattro formaggi, però ho pensato che non era reale. No, non è, no, non valeva. Anche perché ora puoi andare a vedere veramente la spesa. Non valeva. Comunque io ho speso pochissimo, 7 euro. E quindi tu l'avresti vista. Io ho speso un po' di più. Quanto hai speso? Io ho speso... Ovviamente ha buttato lo scontrino. Ovviamente rompi sempre le palle. Ah no, quanto hai speso tu? Ma quello è il mio. Ma questo è il mio? Ah, 7 euro. No, io ho speso di più allora. Io ho speso 7,01. Non ci credo, io ho speso di più. Io ho speso 7,61. Ragazzi, perché ho comprato il salmone. 7,01 io. Io 7,61. E... Wow. Però la mia spesa per assurdo è più bella. Ma io ho speso 3,29 euro di salmone. È lui che ti ha... rovinato tutto. No, ma un po' è tutto costoso, perché anche il pomodoro non è che hai scelto quello povero, hai scelto quello da 89 centesimi, lo yogurt 89 centesimi, i crostini 1,19 euro, va bene. Allora, se avete aperto il video perché vi piace l'Eurospin, sappiate che andiamo a prendere l'omaggio il 4 e il 5. No, ottobre. Ottobre. Oh, già ottobre. Mamma. Preparatevi che stanno arrivando i video di Natale. Oh... Dobbiamo fare i calendari dell'avvento. Cioè, sembra ieri che sono andato in crociera. E quindi, da questo video dove facciamo la spesa bendati è tutto. E noi ci vediamo al prossimo video. Ciao. Che tu sei carina, baba.